lo ribadisce anche Cardinale in quell'intervista di cui parli tu, lui non ha mai pensato di mollare la maggioranza del club, vuole un socio di Scusa, minoranza. parlamento per McKennie! Sono passati 2 minuti e mezzo, sono tornati alla Juve in vantaggio subito! Con Dusan che ancora una volta segna nel suo periodo magico, oggi la Juve aveva bisogno soprattutto, avrà bisogno soprattutto dei suoi big per uscire da un momento terribile perché il mese di febbraio è stato veramente pessimo fino adesso. Juve in vantaggio, ottima la palla dentro per McKennie sulla destra che dal lato corto dell'area di rigore imbuca per Vlahovic che arriva col destro e anticipa il portiere in uscita, rivediamo l'azione. Bello il pallone di Gatti, lungo per McKennie che controlla benissimo col collo del piede, palla dentro. C'è anche una piccolissima deviazione sul tocco del giocatore serbo, il portiere è tagliato fuori, il pallone va sul secondo palo, Juventus in vantaggio dopo 2 minuti e mezzo. Che controllo. Io sono convinto di quello che ho detto all'inizio, ma io lo dico da sempre quest'anno. Secondo me la Juve per giocare a tre deve avere, o deve recuperare un gol di svantaggio e allora E può allora lo giocare, fa, lo giochi a credo. tre, ma se parti dall'inizio, anche No, contro l'ultimo in non va classifica, bene. con questo Certo, centrocampo non fai riesce a fatica. sapportarlo. Quello è il punto. è Ragazzi, quello. devo andare in pubblicità, però Occhio, attenzione a Frosinone. pallone dentro. Frosinone in area di rigore, si gira su di Lucio e Locatelli, lato corto di destra, palla fuori per Zortea che prova a saltare ancora Locatelli, mette il pallone dentro, bellissimo! Il gran gol Incredibile, del Frosinone che gol, con Cedira. che Qua gol, Zortea fa una bravo. giocata pazzesca perché si beve completamente, Che credo, gol, Locatelli sulla destra del ma che campo, gol, con una giocata di suola, poi Gianni, vai a esterno, vedere per mette il pallone favore il dentro, difensore della teso, Roma Cedira, quando gioca. Cedira. È da solo nella rigore, perché i Incredibilissimo, difensori della Juve sono a ridosso dell'area piccola, lui è vicino al fammi ste favore, dischetto e con un'incornata bestiale fa un gol pazzesco, secondo gol in Serie A per Cedira. Noi quest'anno vogliamo risvegliare quelli che non segnano mai. Polo Ruscio fa un gol a Loly e Bengi settimana scorsa. Cedira qua sembra Birov del Milan. Ragazzi, un po' di attenzione perché Locatelli. No, queste cose che se lo perde. No, è mamma Locatelli. mia, dai, È ma Locatelli. però sai qual è È il problema, Locatelli. French, sai No. qual è il problema? Occhio al Inizio pallone mamma mia. Che gol, ragazzi. Incredibile, Frosinone in vantaggio. Mamma mia, ragazzi, ragazzi, che gol questo si è che hanno inserito fatto. come un Cosa ti sto coltello nel dicendo? burro dentro la difesa Mamma della mia, Juventus. l'ho La Juve va detto sotto prima, per Frosinone gioca 2-1 al bene, poi non so quanto 26esimo. farà. Grandissima azione Frosinone che esce, palla a terra dalla difesa e con Brescianini che trova il terzo gol in Serie A, Ex buca, Milan, sfonda la porta di Szczęsny sul suo palo, entrando in mezzo ai difensori con palloni tutti in verticale. La Juve sta dormendo, va bene che è ora di pranzo ragazzi, ma così ma che non lottiamo per il assist, secondo posto, che ma come è peraltro è bravissimo cacciato, Bresciani da dietro la porta, che si vede che assist, anticipa ragazzi, l'uscita del portiere con un tocco quasi di calcetto, Kostic va a raddoppiare la marcatura, non lo tiene in questo caso Rugani credo, e Bresciani trova veramente un gran gol, Frosinone meritatamente avanti per 2-1 a Torino, la ribaltata. Ragazzi, assenza nell'azione, palla dietro, McKennie ci mette un quarto d'ora a tirare, ancora Dusan, due pari, vai Dusan! Così! 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 Dai ragazzi, adesso sveglia però, eh! Che è sta roba? Oh! 2-2 mamma mia. della Juve e adesso occasione Mamma Frosinone, è mia, una partita pazza ragazzi, io ve lo questa, dico. eh. Allora, questa qua sembra una partita non so, no, di europea, di Mamma. livello europeo. E c'è Brescianini che sta facendo il Di Maria old style, cioè sta mandando in barca completamente la Juve con delle giocate veramente di qualità. Oltre al gol del 2-1, adesso trova una giocata dalla sinistra dove rientra dal lato di destra del campo e la palla finisce sopra la traversa, ma non di molto, era un tiro molto forte. Poco fa il pari della Juve, cosa succede? Alcaraz fa un'azione importante, si prende la Juve sulle spalle, porta il pallone in area di rigore. Dusan si ritrova con il pallone praticamente davanti al portiere, sbaglia il primo controllo, si allunga la palla di 5 metri. In qualche modo la difesa del Frosinone spazza, la palla torna sulla destra, poi viene messa dentro dove c'è McKennie in area di rigore che invece che tirare temporeggia, appoggia per Vlahovic che è lì e di prima a giro sul secondo palo trova un grandissimo gol, quindi risponde subito. La palla dietro per Milik, temporeggia un po' troppo, ci mette 1 ora e mezza, Vlahovic! Fuori! Ragazzi! Su, palla dentro. Ealing sul secondo palo, Rugani! Lui era il primo sostituto di Barzagli e Chiellini Bonucci. Daniele Rugani al 94esimo minuto salva la Juve. Caro Di Francesco, non si fanno mai i cambi Bravo. sul corner all'ultimo Bravo. momento. Questa è presunzione e questa la paghi. La Juve la vince all'ultimo in sorpasso un'altra volta. Che fatica, che fatica, che fatica.
L'ultima palla della partita, la Juve la va a vincere, vediamo se è tutto a posto. Sì, sì, sì. Sotto le gambe di Brescianini, Rugani! Sotto le gambe di Brescianini, la spizzata è di Vlahovic, sempre lui. Che oggi fa due gol e un assist, partita da 9. Rugani anche trattenuto, la maglietta ancora su, trova un angolo impossibile quasi, perché tutto a destra della porta. Brescianini esce a valanga con le gambe aperte e lui infila il pallone sotto le gambe di Brescianini. La Juve vince 3-2 al 95esimo con Daniele Rugani. E ripeto, portate rispetto a questo ragazzo, perché troppo spesso sento parlare troppo male in modo gratuito. Addirittura qualcuno che si commuove in tribuna, dalla ma perché lo merita? Perché lo merita? Perché lo merita? Alla faccia di chi è lì e che fa sempre discorso Allegri, in realtà sbaglia 20 gol davanti alla porta. Hai bisogno di svegliarsi, ragazzi. Ancora Frosinone, la partita non è ancora finita, no ragazzi? Dai, su, per favore. Arriva Cambiaso, in spaccata. Ancora Milik che inciampa. Non so Milik cosa c'ha oggi. Sembra un giocatore di bocce, non di calcio. Non sta in piedi e sbaglia tutte. Okoli. Brescianini. Lungo rilancio. La prende Bremer di testa. Occhio a ancora Frosinone. Poi c'è Locatelli a chiudere. Alcaraz. Tiene il pallone. È finita! È finita! Questa partita di pranzo è finita così. Con un Frosinone che viene a farci un mazzo tanto Torino. Ma la Juve vince al 95esimo con Daniele Rugani. 3-2. Mi spiace per gli altri. State ancora dietro. La vince la Juve 3-2, noi ci dobbiamo fermare perché siamo andati lunghi e meno male perché non ci siamo persi il gol del 3-2, ora ci fermiamo però poi torniamo con tutti i commenti, 2 minuti mentre Francesco si riposa, non so se possiamo, tra poco, torniamo più, su. Allora, qui la situazione non è migliorata, nel grazie frattempo amico, io, c'è anche la collaborazione. È mezz'ora, è domenica, è domenica pranzo. Dai, vieni giù, mezz'ora che è giù. Non si può iniziare così, ragazzi. Così mi preoccupi. Meno male che non hai mangiato, Francesco. Non hai mangiato. Ma non riesco a far colazione prima di partire. Pensa se lui sta così di Francesco come messo. Ma cosa gli abbiamo detto di Francesco? Te l'hai gufato. Non si fa il cambio sulla marcatura. Sul calcio d'angolo.